Gentili tiratori, buon pomeriggio dallo stadio Pasquale Novi di Angri. Si gioca oggi la partita clou della quinta giornata di andata del girone B del campionato di eccellenza, di fronte derby dei derby tra Angri e Paganese. Questa gara non si doveva disputare per alcune decisioni prese in questura per le condizioni di inagibilità del Pasquale Novi di Angri. E proprio un'ora prima della gara si è avuto il consenso a far disputare questo incontro che si prospetta molto acceso e molto intenso. Il calcio d'inizio affidato ai giocatori dell'Angri, e possiamo anche cominciare con la lettura delle formazioni con le quali le due squadre sono scese in campo oggi. Paganese in campo con Faenza, Aquino e Gualtieri, Di Vece, Califano e Cimmino, Ruocco, Ventura e Cerino, Del Giudice, Gallucci. In panchina Cozzolino, Guida e Pizzo, Simbolo, Capuzzo. Mentre la gara è già cominciata, Angri risponde con Latella, Smaldone e Di Chiara, Bovi, Califano e Imbimbo, Sgambato, Lardo, Machille, Russo e Cirillo. In panchina Damora, De Santis, Santaniello, Grillo, Quaglia, allenatore come al solito Cosimo Di Tolla. E quanto a noi, come al solito, Francesco Rossi del Giornale di Napoli. Califano messo giù, c'è calcio di punizione. Si lamenta il terzino fluidificante angrese nei confronti dell'arbitro, avrebbe voluto l'ammonizione del suo controllore. Nulla di fatto. Sul pallone Russo potrebbe provare la conclusione direttamente in rete. È alta la conclusione. Machina, attenzione! In aria! Gol! Gol! Il gol di Di Chiara! Ci sembra Di Chiara! Di Chiara! 1-0 per l'Angri! E c'è il gol! 1-0 per l'Angri al 22esimo! Machille ha dato a Di Chiara, che in solitudine ha intaccato alle spalle di Faenza. E possiamo rivedere il gol di Di Chiara.
conduttrice di una prestazione maiuscola. Abbiamo visto poche conclusioni, ma in compenso tanto carattere, tanta grinta messa in campo per battere la blasonata Paganese. E sfuma un altro contropiede per l'Angri. Viene avanti Califano, sventolano le bandiere grigio-rosse e finisce! Finita! L'Angri batte la Paganese 1-0 con il gol di Di Chiara. Un tripudio per i tifosi dell'Angri e per i giocatori. Si riapre il campionato, Francesco. Si riapre il campionato e l'Angri sembra molto più in forma delle prime giornate. Abbiamo detto una storia che può dire la sua. Adesso ci attendiamo molto dalla, più che dalla trasferta di Salerno, dal big match con il Gragnano che sta volando molto bene. Gara che si è conclusa con un festoso lancio di magliette, mentre i tifosi della Paganese non ci stanno. C'è qualcuno che cerca di invadere il campo. Sentiamo qualche tifoso che ci disturba, ce ne dispiace per i telespettatori. Diciamo che è stata una partita molto attesa, soprattutto alla vigilia. Noi comunque non ci fermiamo qua, troveremo sicuramente qualche protagonista fra poco ai nostri microfoni. Una vittoria che rilancia l'Angri nei vertici della classifica. Sì, questo è dovuto al fatto che comunque ci siamo assestati in difesa dove avevamo dei problemi. Già domenica scorsa abbiamo fatto un'ottima partita, anche se abbiamo giocato in 10 fuori casa, nonostante gli infortunati, gli squalificati, le assenze di questi giocatori ci fanno ben sperare per il futuro, proprio perché possiamo recuperarli. In campo ci hanno messo il cuore e la voglia di giocare, i ragazzi hanno meritato appieno questa vittoria. Patrizio Machille, giunta finalmente la vittoria con la Paganese, si sfata anche da questa tradizione iniziale in questo campionato che vede l'Angri sconfitto in casa. Raccontaci il gol propiziato da te. No, niente, c'è stata una punizione battuta da Peppe Russo. Io sono andato sul secondo palo, come proviamo ogni sabato mattina, ho messo la palla in mezzo e Di Chiara ha fatto gol. Avevi già visto Di Chiara o ha messo in mezzo? Sì, no, ho visto che veniva da dietro. È uno schema che facciamo ogni sabato mattina, quindi lo proviamo e quindi ci è riuscito. Mario, Di Chiara, il gol più importante nella gara più importante. Sì, come ho detto, Machilla ti ha messo una palla in mezzo veramente invitante, non potevo sbagliare, è stato un gol che ci ha scaricato perché c'era molta tensione anche nei nostri tifosi. È andata bene, siamo riusciti a portare a casa questa partita che ci ripaga di tanti sacrifici che abbiamo fatto in questa settimana.